Mazzara favorirono la latitanza di Vito Bigione, indagate 6 persone dalla polizia. Marsala Rissane in centro, scattano altri 3 arresti da parte dei carabinieri. Mazzara Pescherecci sequestrati, filo diretto con la capitale in attesa di novità. Coronavirus, l'ASP si prepara all'aumento dei contagi tra reparti attivati e altri da attivare. Calcio, Coppa Italia d'Eccellenza, il Mazzara ipoteca il passaggio del turno sul Castellammare. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la cronaca in apertura. Obbligo di dimora per 6 persone accusate di aver favorito la latitanza del mazzarese Vito Bigione, catturato in Romania nel 2018. Perquisizioni tra Mazzara, Bologna e Imola. I particolari nel servizio. 6 persone sono state raggiunte dalla misura dell'obbligo di dimora nel corso di un blitz nelle città di Mazzara del Vallo, Bologna ed Imola, nel corso di alcune perquisizioni eseguite dal servizio centrale operativo dalle squadre mobili di Trapani, Palermo e Bologna su disposizione della direzione distrettuale antimafia di Palermo. Le 6 persone sono accusate di avere favorito la latitanza in Romania del pregiudicato mazzarese Vito Bigione, soprannominato il commercialista, catturato nell'ottobre 2018 nell'ambito di un'operazione internazionale. Il latitante mazzarese ha cercato di sottrarsi ad una condanna di oltre 15 anni per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti inflitta dalla Corte di Appello di Reggio Calabria. Le 6 persone coinvolte, con ruoli diversificati, avrebbero dato alloggio e favorito la fuga all'estero, nonché fornito assistenza economica e non al latitante mazzarese. Bigione, inoltre, sarebbe stato vicino alla famiglia mafiosa di Mazzara del Vallo. Tra le 6 persone coinvolte, una infermiera professionale bolognese che aveva avuto in cura il latitante ed una romena, anche lei residente in Emilia, che si occupava degli aspetti organizzativi. Le persone destinatarie della misura cautelare sono Monica Deserti, Vincenzo Pisciotta, Giuseppe Armata, Nicolo Tardino e Michele Biondo. Pisciotta, Armata e Biondo si sarebbero occupate principalmente, insieme alla Deserti, di garantire sicuri canali di trasferimento di denaro diretto al Bigione in Romania. Alcuni movimenti di denaro verso Bigione sarebbero stati poi effettuati anche dalla romena Muscan Adriana Viorica, che avvalendosi della collaborazione della sua connazionale Elisabetta Aslaz, governante di Bigione, avrebbe inoltre organizzato il trasporto di una valigia ed un borsone che sarebbe risultato determinante per la cattura del latitante. La donna, infatti, con la collaborazione di Armata e Tardino, gestore di un B&B ad Imola, dove era stato ospitato il Bigione, si sarebbe occupata della spedizione del materiale avvalendosi di un corriere, anche egli romeno, che nel luglio del 2018 si era pure occupato del trasporto del latitante nel paese dell'est europeo. Il GIP di Palermo oggi ha disposto gli obblighi di dimora nei confronti di tutti i presunti favoreggiatori. Risse nel centro storico di Marsala, i carabinieri hanno arrestato 3 persone. Il servizio. I carabinieri della compagnia di Marsala questa mattina hanno arrestato 3 persone con l'accusa di lesioni aggravate. Una quarta persona si è resa irreperibile e le ricerche sono attualmente in corso. Gli indagati sono il 18enne Salvatore Crimi, già detenuto in carcere per fatti analoghi, il 19enne Samuele Maggio e il 23enne Salvatore Didia. Gli arresti sono scaturiti dalle indagini eseguite dai militari dell'Arma e della Polizia di Stato per contrastare risse ed aggressioni nella movida marsalese che ha portato nei giorni scorsi all'arresto di altre 3 persone. Gli odierni arrestati nei pressi di Porta Garibaldi nelle scorse settimane avrebbero aggredito 2 giovani stranieri per futili motivi. Un poliziotto libero da servizio che si trovava in zona è intervenuto in aiuto dei 2 malcapitati, ma è stato preso di mira anche lui. Il branco, composto da 10 ragazzi, avrebbe aggredito l'agente di polizia con un coltello serramanico. L'agente ha riportato vari traumi, ma non è in pericolo di vita. Oltre agli arresti è scattata la denuncia per un minore. Le indagini dei carabinieri proseguono per individuare gli altri componenti del gruppo. Gli arrestati sono stati condotti al carcere Cerulli di Trapani.
Ci occupiamo adesso della vicenda del sequestro dei due pescherecci mazzaresi. Il sindaco Salvatore Quinci è volato ieri a Roma per sostenere le famiglie dei marittimi mazzaresi che si trovano da diversi giorni in piazza Montecitorio per chiedere la liberazione dei pescherecci e dei pescatori sequestrati il 1° settembre scorso dalle autorità libiche. Il primo cittadino mazzarese è stato ricevuto anche dal consigliere diplomatico del presidente Conte, l'ambasciatore Pietro Benassi. Ieri pomeriggio poi il primo cittadino in videochiamata si è rivolto ai parenti dei marittimi sequestrati che si trovano nell'aula consiliare di Mazara del Comune. Mazara del inoltre darà un contributo economico alle famiglie coinvolte. Sentiamo una dichiarazione di un familiare dei marittimi. Cosa si sente di dire dopo le parole del sindaco? Io dico soltanto che speriamo che questa vicenda si chiuda il più presto possibile e che vengano questi 18 pescatori e pescherecci a casa, perché hanno perso molto tempo e le cose, diciamo, non lo so, non le ho viste chiare, diciamo, con questo. Il governo è, diciamo, ultimamente si è assentato e ha perso molto tempo, diciamo, e molto in ritardo, diciamo. E quindi noi aspettiamo con ansia e siamo stanchi. Anche quelli di Roma, che poco fa ho visto col sindaco e altri familiari, che siamo vicine, tutte insieme, unite, uno con l'altro. Con la speranza sempre che vengano subito rilasciate, e sempre con i fatti concreti e non chiacchiere, perché non ce la facciamo più, anche perché c'è pure la signora, la Rosetta, pure 73 anni, che è pure stanca là, perché fa un freddo a Roma, ci sono non so quanto grade, e quindi non vuole mollare, anche noi qua, non vogliamo proprio, perché vogliamo subito, più presto, i nostri marittimi. Il vostro presidio continuerà fino alla liberazione dei marittimi? Non molliamo, la battaglia ancora continua. Speriamo che a più presto ci sarà dei fatti concreti e una bella notizia che ci giunga presto. E aspettiamo sempre qua, in questa aula consigliare, in attesa. Non so quando viene il sindaco, se ci dirà quando ritorna qualcosa di concreto. E sempre aspettiamo. Però questa attesa ancora è, diciamo, a 44 giorni ancora non è concreta. Vogliamo una forte positività, diciamo, di questa vicenda, che si chiuda presto, perché anche i nostri cari la soffrono. L'ultima telefonata è stata 22 giorni fa, che già ci hanno detto che non ce la fanno più psicologicamente. E anche noi qui, pensa loro. Loro che non sanno niente di qua, vogliono sapere. Che ha, mio figlio ad esempio, c'è una bambina che l'ha lasciato, che è nata di 4 giorni. E è da molto tempo che non la vede. E sicuramente è in pensiero. E c'è una nota del segretario UGL Sicilia Peppe Messina. Abbiamo chiesto al governo regionale e al Parlamento siciliano di intervenire con aiuti economici per sostenere gli armatori dei due pescherecci Medinea e Antartide posti sotto sequestro da 45 giorni dalle autorità libiche, ha dichiarato Messina. Abbiamo incontrato con l'assessore regionale alla pesca Edi Bandiera e i familiari a Mazara presso la sala consiliare. Oltre all'aspetto umano va considerato anche quello della sostenibilità economica. Le imbarcazioni sono ferme da ormai oltre 40 giorni, con il carico di pesca andato in malora, le giornate di mancata pesca, il costo sostenuto per il carburante, i rischi legati al fermo del natante, il sostegno alle famiglie finora garantito dagli armatori. Ma questa autonomia, prosegue ancora a Messina, ormai è lumicino, vi è la necessità di garantire un minimo di sussistenza alle famiglie e agli stessi titolari delle imprese di pesca per evitare il collasso economico e quindi il fallimento.
Anche l'ANCI Sicilia con il presidente Luca Orlando esprime la solidarietà alle famiglie dei 18 marittimi dei pescherecci Antartide e Medinea. La vicinanza all'intera comunità di Mazara guidata dal sindaco Quinci. Abbiamo deciso di affrontare il tema in occasione del prossimo consiglio regionale dell'ANCI Sicilia, ha dichiarato Orlando, e invitiamo le 390 amministrazioni comunali dell'isola a porre in essere ogni iniziativa volta a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso il coinvolgimento dei consigli comunali e l'eventuale adozione di specifici ordini del giorno. Ed ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. La Giunta Comunale di Alcamo ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione esterna della scuola Collodi per realizzare un percorso alternativo al fine di garantire distanziamento in ingresso e uscita degli alunni. I lavori che saranno eseguiti consistono nella ricollocazione di un marciapiede, di un'orlatura in marmo e ancora in una pavimentazione sempre in marmo con autobloccanti e una ringhiera in ferro zincato per un importo complessivo di 16.000 euro, fa sapere il Comune. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Raimondo Cerami, ha consegnato ieri al dirigente scolastico dell'Istituto Industriale di Mazara tre moduli prefabbricati che consentiranno di ampliare l'area scolastica dell'istituto. Il Libero Consorzio Comunale infatti è risultato beneficiario di un finanziamento ministeriale di 220.000 euro nell'ambito delle iniziative per consentire l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021 dopo il contagio per il Covid-19. È chiuso per precauzione a Castellammare l'intero plesso Navarra a seguito di un caso di positività al Covid-19 di un insegnante che presta servizio nella scuola primaria in due classi che sono in quarantena. Lo ha reso noto il sindaco Rizzo. È stato immediatamente attivato il protocollo anti-Covid. L'autorità sanitaria sta ricostruendo la catena dei contatti e sono in predisposizione le operazioni di sanificazione dell'intera scuola comunale. Reparti Covid negli ospedali del Trapanese, arrivano i chiarimenti del commissario straordinario dell'ASP di Trapani, Zappalà. Sentiamo. Il commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, Paolo Zappalà, con una nota ieri è intervenuto sulla questione del reparto Covid negli ospedali del Trapanese. Nella primissima fase dell'epidemia, scrive Zappalà, le strutture di assistenza del palermitano hanno garantito le cure ospedaliere ai malati Covid del territorio trapanese, ma ora, con i numeri in aumento, ciò non è più possibile ed è quindi necessario che la rete ospedaliera locale si doti di un adeguato numero di posti letto per assistere i pazienti del trapanese. In relazione all'andamento della curva epidemica e del numero dei contagiati sul territorio, si sono progressivamente realizzate le seguenti attività. Una prima fase con l'attivazione di 12 posti letto ordinari e 4 in terapia intensiva presso l'ospedale Abelaiello di Mazara del Vallo, fase completata il 21 settembre scorso. Poi è stata prevista una seconda fase con l'attivazione di altri 18 posti ordinari presso lo stesso ospedale Abelaiello, questa fase completata il 5 ottobre scorso. Prevista anche una terza fase con l'attivazione di 15 posti presso il presidio ospedaliero di Salemi, la cui attivazione è prevista per oggi. Le predette realizzazioni, spiega ancora Zappalà, sono avvenute ad ospedali funzionanti senza compromettere le attività clinico-diagnostiche per le patologie no Covid. In considerazione dei dati che mostrano un incremento sul territorio provinciale del numero dei contagiati e della saturazione dei posti letto già attivati, l'azienda ora sta prendendo in considerazione la possibilità di realizzare altri posti letto Covid presso il presidio ospedaliero Paolo Borsellino di Marsala. Si stanno quindi cercando soluzioni organizzative che consentano di non convertire l'intero ospedale marsalese, lasciando operativi per le patologie no Covid il reparto di ginecologia ed ostetricia, compreso il punto nascita, nonché il punto soccorso e la dialisi.
L'amministrazione comunale di Alcamo ha siglato un accordo con la prefettura di Trapani volto a stipulare il patto per l'attuazione della sicurezza urbana, requisito necessario per la richiesta di ammissione ai contributi per l'acquisizione di nuovi sistemi di videosorveglianza del territorio. Il patto per l'attuazione della sicurezza urbana permetterà di accedere al finanziamento del contributo del 45% pari a 232.000 euro del costo necessario per la realizzazione del sistema di videosorveglianza denominato Alcamo la città sicura, progetto già approvato dall'amministrazione nel 2018 per un importo di 516.000 euro. Ed ora allo sport calcio. Il Mazzara ha vinto ieri pomeriggio contro il Castellammare nell'andata delle gare di andata degli ottavi di finale di Coppa Italia, 4-1 il risultato finale a favore dei canarini allo stadionino Vaccara. Sentiamo la dichiarazione a fine gara di mister Marino. È un risultato che ci fa ben sperare, però non dobbiamo mollare niente perché il calcio è imprevedibile. Diciamo che devo fare complimenti a questi ragazzi, oggi hanno fatto per 70 minuti un bel calcio, diciamo che hanno dato l'anima. Non vi dimenticate che veniamo da una partita con lo Sciacca dove il terreno di gioco non ci aiuta tanto e hanno speso tanto. Quindi abbiamo deciso pure di non far giocare Roberto Cortese, ha giocato Domenico al posto suo che non è un suo ruolo, è adattato, ha giocato Dembo, Faccia ha fatto una doppietta, quindi andiamo avanti, pensiamo a domenica che c'è un incontro molto importante. Avevamo una panchina di tutti 2002-2003, negli ultimi 20 minuti ho fatto 2-3 sostituzioni per far riposare qualcuno che già domenica, come ho detto poc'anzi, c'è un incontro molto importante. Troppo, come ha detto poc'anzi, siamo diciamo, tra infortuni, tra squalifiche, tra qualche giocatore un po' che non è in condizione, siamo rimasti 11 contatti. Ecco. Eravamo rimaneggiati, anzi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo fatto 4 gol, ci permette di stare un po' sereni. Diciamo che è un avversario tosto, molto difficile. Se aprono gli stadi come si pensa, non lo so come si pensa, abbiamo bisogno di questo pubblico, il famoso 12° uomo in campo. Il Favara, lo sappiamo tutti, è uno squadrone, ha fatto la squadra per stare nelle zone alte della classifica. Ultimamente hanno fatto altri due acquisti importanti, ma noi rispetto per tutti, paura di nessuno. E con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo, un accenno alla programmazione sulla nostra emittente alle 21, appuntamento con Vox Populi a cura di Joselita D'Annibale che tra le altre cose si occuperà della Chiat, dei ruderi della chiesa di Sant'Ignazio, delle celebrazioni per il centenario della nascita dell'artista mazzarese Pietro Consagra, della vicenda del sequestro dei motopesca Antartide Medinea. Alle 22 poi potrete seguire il punto, la rubrica a cura di Franco Di Luvio con uno spaccato sulla marineria mazzarese e le sue vicissitudini. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.